In archivio la terza edizione degli internazionali di tennis tour I Love Abruzzo, circuito in tre tappe molto spettacolari, soprattutto apprezzate dai giovani giocatori. L'ultima si è chiusa oggi sui campi del circolo tennis Prati 37 a Pescara. La finale del singolare, disputata in tarda mattinata tra Luciano Carraro e Luca Castagnola, è stata vinta in 3-set da quest'ultimo con i seguenti parziali 6-2, 3-6, 6-1. A fine match tutta la gioia del vincitore, ma anche tanto fair play da parte dello sconfitto Luciano Carraro. Per me è stata una settimana fantastica, sicuramente, dove ho giocato oggi la mia prima finale a livello futures. È andata molto bene, ho fatto fatica al secondo set, ho iniziato a provare emozioni diverse, a pensare di vincere, ho iniziato a perdere un po' il focus sulla partita, però per fortuna al terzo sono riuscito a trovare il mio gioco e a esprimere un ottimo tennis e sono molto contento. La settimana è stata fantastica, tutto organizzato benissimo, grazie di tutto. Prossime gare in programma? Allora andrò a giocare il 25.000 di Lesa e poi penso il 15.000 di Forlì fra una settimana. Hai avuto qualche problema muscolare? Sì, è stata una partita molto difficile, lui è stato un gran avversario. E complimenti Luca. Niente, inizia la domenica in qualificazione io, perché adesso sto quasi senza ranghina ATP. Niente, sono andato avanti giorno a giorno e mi sono trovato giocando molto bene questa settimana. Ieri è stata pure una partita veramente molto tosta, giocando 2-3 ore e oggi veramente ho provato a fare tutto il possibile, ma veramente lui è stato molto più forte di me e veramente se lo merita. Nelle semifinali Carraro ha avuto la meglio in 3-7, rimonta su Buldorini 3-6, 6-4, 6-1, mentre Castagnola ha prevalso con un più netto 6-4, 6-4 nei confronti di Giulio Perego. Ieri invece nella finale di doppio maschile trionfo abruzzese, ad alzare le braccia al cielo dopo una strepitosa rimonta l'aquilano Andrea Picchione e il rosetano Giorgio Ricca, che hanno battuto al tie-break la coppia formata da Gabriele Maria Noce e Filippo Speziali. Ascoltiamo ora il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il direttore del torneo, Luca Del Federico, che traccia un bilancio delle tappe dell'intero circuito. Pescara è questa, Pescara è la città degli eventi, la città delle manifestazioni. Qui abbiamo un torneo comunque organizzato in compartecipazione con la Regione Abruzzo e anche con i privati, quindi c'è questa grande sintonia fra pubblico e privato che riesce a organizzare manifestazioni di grande livello legate allo sport, ai giovani, perché poi lo sport coinvolge giovani e meno giovani, ma c'è una grande passione che in questa città si sviluppa ogni volta. Bellissimo torneo, tanti giovani, tanti atleti, tanto pubblico. Pubblico e Pescara è contenta. Con il torneo qui a Prati 37 a Pescara chiudiamo il ciclo del tennis tour Love Abruzzo, cominciato ad aprile con il Challenger di Roseto degli Abruzzi, poi a giugno abbiamo avuto il torneo a Chieti, nell'omonimo circolo tennis Chieti, e adesso si conclude qui a Prati 37. Devo dire che tutti i giocatori hanno ampiamente apprezzato questo circuito di Challenger e Future, perché sono stati sostanzialmente tre eventi nello stesso territorio, ma su più mesi. Si è partiti ad aprile per terminare ad agosto e quindi un arco temporale di ben 4 mesi. L'obiettivo e la speranza per l'anno prossimo di poter aumentare la tappa, le tappe, riprendendo anche l'appuntamento con la provincia dell'Aquila.